Chissà quante volte ci siamo chiesti che cosa preparare per cena ai nostri cari, credendo che per fare bella figura dovessimo inventarci cose strampalate e super difficili. In realtà i piatti più semplici sono quelli più apprezzati e graditi da tutti, e oggi vorrei proporvi una ricetta appartenente a questa categoria, ovvero la scaloppina di pollo al limone. Vediamo come si prepara. Per preparare le scaloppine al limone abbiamo bisogno di 350 g di petto di pollo, un limone, 100 ml di acqua, 100 ml circa di vino bianco secco, 2-3 cucchiai di olio extravergine, sale quanto basta, facoltativo un cucchiaio di pepe rosa in grani, 30 g di amido di mais. Una premessa prima di iniziare. Per preparare le scaloppine potete utilizzare sia la carne di vitello, noce di vitello di solito si utilizza, sia la carne di pollo o di tacchino. Io scelgo quella di pollo perché mi piace di più, però insomma fate voi secondo il vostro gusto personale. Adesso saliamo le nostre bistecchine di pollo da entrambi i lati. Adesso aggiungiamo un po' di maizena, quindi le infariniamo con un po' di amido di mais per bene, così si creerà anche una bella cremina densa. Una volta infarinate le bistecchine, ho versato 2 cucchiai di olio extravergine in una padella già molto calda e adesso andiamo a rosolarle lato per lato. Le scuotiamo un po' per rimuovere la farina in eccesso, meglio l'amido di mais in questo caso. La padella, mi raccomando, sempre molto molto calda, per fare una bella crosticina immediata. Ok. Fiamma sostenuta e le rigiriamo spesso. Eccomi qua, come vi dicevo, ho rosolato la carne senza il coperchio. Adesso, che cosa facciamo? Sfumiamo con del vino, una parte di vino. Aspettiamo un po', così l'alcol evapora. Nel frattempo io ho grattugiato la scorza di limone e adesso ho tagliato anche il limone a metà e vado a spremere il succo direttamente qui sopra la carne. Ok, il succo di mezzo o un limone in base ai vostri gusti. C'è chi fa la salsina a parte, io invece preferisco proprio cuocere le bistecchine con il limone. Io ci metterei anche l'altro. Ok, basta così. Alla ripresa del bollore che cosa facciamo? Nell'acqua sciogliamo un cucchiaino di amido di mais, quello che ci è avanzato prima. Mescoliamo bene bene, così. E adesso andiamo ad unirlo direttamente alle nostre bistecche. Alziamo pure, perché adesso chiaramente riperderà il bollore perché l'acqua è fredda o temperatura ambiente. Versiamo la salsina, bene. Riportiamo ad ebollizione e calcoliamo circa 10-15 minuti fino a quando vediamo che il sughetto si asciuga e diventa appunto bello denso. Per aromatizzare io vi consiglio anche di mettere un po' di scorzetta di limone, solo la parte gialla mi raccomando, altrimenti quella bianca risulterà troppo amarotica. E poi, facoltativo, un po' di pepe rosa in grani. Io lo metto, a parte per il colore perché è molto bello, vedete, però mi piace anche perché è molto molto delicato rispetto al pepe nero. Ci vediamo per il risultato finale. Eccoci qua dopo 10 minuti. Guardiamo un po' la situazione, perfetto, vedete il sughetto si è ben addensato, se lo volete ancora più denso lasciatelo asciugare, a me invece piace così. Adesso possiamo direttamente servire su un bel piatto, voilà, un po' di salsina, qua spegniamo, sarà il caso, e poi possiamo decorarlo con della scorzetta di limone, con delle fettine di limone fresco. Scaloppina di pollo al limone pronta per essere servita e adesso corro a realizzare una bella insalatina di accompagnamento, poi direi che la cena è servita. Che dite? Facciamo il bis!